Andiamo a scoprire altri elementi dei narcisisti covert. Quando parlate con loro fanno sempre in modo di farvi indovinare cosa intendono, no? Non vi dicono mai in modo chiaro quali sono le loro idee. Dovete indovinare, dovete cercare di intuire. E quando provate a dare una risposta che secondo voi potrebbe essere quello che intendevano, vi dicono no, ma non è vero. Ti stai immaginando ancora le cose? Stai forse parlando di te? Ma vedi che non mi capisci mai quando parlo. Questo serve a creare anche una sorta di alone di mistero sulla loro persona. Per questo è che i narcisisti covert amano assumere questo tipo di comportamento. Oltre che ad essere un modo abile per nascondersi, è anche il modo perfetto per farvi fare brutta figura, perché quando gli direte anche una cosa che è ovvia, che è palese di fronte a tutti, vi dirà no, questa è soltanto una tua impressione, in modo da ridicolizzarvi e di farvi dubitare di voi stessi. Vi serve anche per darsi un tono, perché quando assumono questo atteggiamento da persona che bisogna sempre cercare di capire, sembrano delle persone che hanno una profondità incredibile, quindi bisogna cercare di capirli, di interpretare una loro frase, no? Ecco, questa è una fregatura, perché de facto quello che si nasconde dietro a tutto questo è il fatto di non voler assumere la responsabilità di quello che potrebbero dire, li aiuta ad evitare di essere criticati e terzo, li permette di farvi dubitare di voi stessi o di umiliarvi. Perché il trucco con i narcisisti qual è? Loro usano queste zone sfumate per potersi nascondere bene e per poterci manipolare al meglio. Per questo che a volte vedete alcune persone guardarli con un certo rispetto, con una certa riverenza, come se fossero delle persone che hanno sempre la parola giusta da dire nel momento giusto, al posto giusto. Ma quando andate a guardare attentamente, le parole che usano sono sempre frasi fatte, frasi usate da qualche filosofo del passato che hanno preso a destra e manca, non perché si sono andati a leggere le opere di questi autori. Molto spesso sono semplici frasi fatte, come quelle che a volte si trovano postate nei social. I narcisisti sono esperti in questo tipo di cose e quindi quando usano questo tipo di frasi danno veramente l'impressione di avere una visione particolarmente acuta della realtà. Per questo che di norma non amano le persone che sono molto precise nel fare le cose o nell'indagare, perché queste persone, a forza di voler tirare fuori dai narcisisti le cose dette in maniera chiara, potrebbero scoprire le incongruenze che si nascondono nelle loro affermazioni o nei loro comportamenti. Un'altra cosa è che sono molto esperti nel dire una cosa a parole e fare il contrario con il linguaggio non verbale. Allora, mi spiego meglio. Per esempio, se arrivate con una buona notizia di qualcosa che vi è successo, potrebbe essere un aumento a lavoro, una promozione, un regalo che vi è arrivato da qualcuno che si trova all'estero, insomma, cose del genere che comunque vi riempiono di felicità e voi, pensando che il narcisista o la narcisista covert siano i vostri amici, condividete questa notizia. Bene, ecco a cosa somigliano le reazioni contrastanti che vi possono dare. Ah, ti è arrivato quel regalo? Ah, sì, son felice per te, sono davvero molto felice per te, sì, è da un bel po' che aspettavi questa cosa, no? Sì. No, perché sì, lo so, me ne parlavi spesso anche. Non sai quanto sono davvero profondamente felice per te. Ecco, vedete? Notate in particolar modo il segnale non verbale delle braccia chiuse. Quando una persona si atteggia così nei vostri confronti, non sempre, bisogna sempre contestualizzare, ma nel caso dei narcisisti covert, questo vuol dire non mi piace quello che stai dicendo, non mi piace vederti così come sei, con questa felicità che stai irrompendo a destra e manca, non mi piace. Comunque, se vi può interessare una puntata in cui ho parlato di alcuni elementi del linguaggio non verbale, potete trovare questa puntata in questo link qui. E un'altra cosa che si può accompagnare con queste reazioni che vi lasciano sempre con un dubbio strano, no? Guardate il timbro della voce. Perché quando una persona condivide la vostra felicità con voi, sentite che comunque esulta, sentite un certo calore nella sua voce. Bene, con i narcisisti covert, il tipo di voce che avranno sarà questo. È vero, no, ma sono davvero molto impressionato da quello che ti è capitato, sì. Vedete, come si dice in alcune parti d'Italia, stanno rossicando tantissimo. Poi un altro elemento che vi permette di riconoscere i narcisisti covert è che se sanno che stanno per mettervi in una situazione che rischia di danneggiarvi, o nei confronti di qualcuno, o nei confronti comunque di un evento particolare, non ve lo diranno. Vi diranno soltanto sì, no, ma vai, prova. E se voi proverete a dire no, guarda, prova invece tu un attimo, perché io adesso non me la sento. Se provate a dirgli questo, diranno no, ma io non ce la faccio, non me la sento neanch'io. No, ma provaci tu, no, dai che ci divertiamo, dai che vediamo come andranno a finire le cose. Perché vi dicono questo?
questo, perché sanno che molto probabilmente state per fare una brutta figura e questo per loro è uno spettacolo che non si possono perdere, per questo che insistono così tanto. E se voi continuerete ad insistere a dirgli no, guarda che non me la sento, vorrei che fossi tu a provare a farlo visto che stai insistendo a chiedermi di farlo, mostrami come si fa, poi lo farò anch'io, vedrete che una certa cominceranno ad essere infastiditi, cominceranno a farvi il muso, in certi casi vi faranno il muso anche per una settimana solo per il fatto che gli avete chiesto a lui o a lei di fare quella cosa che insisteva di farvi fare, che potrebbe essere andare a parlare con una persona estranea. Vai a chiedergli questa cosa qui, vai a dirgli questo o quell'altro e dite ma perché non lo fai tu? No, ma io adesso non me la sento, no? Di solito vi mandano da persone dalle quali sanno che qualcosa di brutto rischia di accadervi e loro appunto si devono godere lo spettacolo, devono vedervi fallire, devono vedervi in imbarazzo per poi andare a raccontare questa cosa in futuro del tipo no ma ti ricordi quella volta che hai fatto quella figuraccia con quella persona lì? No, dai, racconta, era divertente. No, aspetta, guarda, ho filmato anche la cosa qui, l'ho filmato, aspetta, guardate, oh ragazzi, guardate con quale sicurezza era andata a parlare con quella persona. È a questo che servono questo tipo di situazioni, perché ricordiamo che i narcisisti covert o i narcisisti in generale hanno un certo naso per riconoscere le persone con le quali insomma non bisogna interagire troppo o non bisogna andare a fare certo tipo di domande, ma siccome sanno che vi fidate di loro e che avete una certa stima per loro, li credete. Se vi consigliano di andare a parlare con questa o quell'altra persona o di andare a chiedere questo o quell'altro servizio in questo posto qui, per voi sono dei consigli di una persona fidata, quando in realtà sono delle trappole, perché ancora una volta se provate a chiedergli a lui o a lei perché non provi tu a fare questa cosa, quando fate così vedete che il loro rifiuto si svolge in due fasi. La prima fase è un primo declino, diciamo, educato, no? Con la scusa di no, ma guarda non me la sento, non è giornata, preferirei che fossi tu a farlo. E se provate ad insistere un po' di più, la seconda reazione è quella in cui cominciano ad innervosirsi, cominciano a perdere la pazienza, ma non è che ve lo mostrano innervosendosi, urlando e cose del genere. Molto spesso vi fanno il muso, vi parlano a monosillabi e come ho detto in precedenza a volte questo muso può durare una settimana, due settimane, vi parleranno sempre in modo glaciale e non capirete perché. Di fatto vi sta facendo lo stonewalling, perché in questo caso specifico non gli avete dato lo spettacolo del vostro fallimento. Questo è per questo che vi fa il muso, a volte facendovi anche stonewalling, perché lo stonewalling non è soltanto quando ci avviciniamo a qualcosa che può rivelare la loro vera natura. Lo stonewalling lo possono fare appunto quando si sentono offesi per il fatto che non avete seguito un consiglio che stavano provando a darvi. Comunque, ho fatto una puntata in cui vado a parlare dello stonewalling in maniera molto più precisa. Potete trovare il link qua sopra. Poi c'è un'altra cosa in cui i narcisisti cover sono proprio esperti, ma proprio con una laurea non triennale, proprio quinquennale e anche di più. Di cosa si tratta? È il fatto di farvi domande trappole. Vi do un esempio. Guarda che ho sentito dire che l'azienda per la quale lavori sta per fallire. Spero che hai messo da parte dei risparmi, eh? Ah sì? Hai risparmiato? E quanto? Vedete? Questa è una cosa che amano fare tantissimo. Di solito arrivano con una notizia allarmante per poi farvi una domanda proprio perché c'è una situazione alla quale bisogna reagire. Questo è un esempio, ma poi ce ne sono altri in cui vi fregano con il doppio legame. Possono dirvi una cosa paradossale di questo tipo. Ma è perché ti voglio bene che ti tratto male ogni tanto, non lo capisci? È per il tuo bene che ti sto dicendo di non andare a rilassarti in vacanza. Ma guarda che in realtà io ti amo. Ricordati sempre che chi ama bene, castiga bene. Vedete? Questo sono il tipo di trucco che amano usare tantissimo, perché la cosa che dobbiamo capire è che alla base i narcisisti covert non sono violenti fisicamente e quindi usano un altro tipo di violenza, sono violenti verbalmente, sviluppano queste strategie che servono a farvi violenza psicologica e il modo utile per fare violenza psicologica è di crearvi confusione, di fare in modo che non riusciate a collegare i pezzi. Questo è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione, fatemi sapere nei commenti come vi è sembrata questa puntata e ci vediamo alla prossima!